In questo video vediamo i 10 plugin essenziali da avere all'interno del proprio sito web WordPress, soprattutto se si vuole vendere online, se si vuole realizzare un e-commerce basato su questa piattaforma. Il primo plugin, il plugin fondamentale che devi avere se vuoi vendere tramite WordPress, quindi se hai un sito web realizzato con i CMS WordPress oppure vuoi realizzare un e-commerce con WordPress, è sicuramente WooCommerce. WooCommerce è il plugin per eccellenza per realizzare un e-commerce con WordPress e permette veramente di realizzare un e-commerce con tutte le funzionalità base che consentono di effettuare una vendita online. Quindi in qualsiasi caso, anche se vuoi vendere dei prodotti digitali oppure se vuoi vendere qualsiasi tipo di servizio, avere questo plugin all'interno del tuo sistema WordPress, all'interno della tua piattaforma, del tuo sito web realizzato con WordPress, ti permetterà veramente di riuscire a effettuare le vendite in maniera molto semplice e diretta. Il secondo plugin essenziale che devi avere all'interno di un sito web realizzato in WordPress, che sia un blog oppure anche all'interno di un e-commerce, è Akismet. Akismet ti permette di bloccare i commenti spam, quindi i commenti realizzati magari da dei malintenzionati all'interno del tuo sito web, in maniera del tutto automatica. Quindi ti permette il controllo automatico di questi commenti, di filtrarli e di riuscire veramente a prevenire i commenti spam che spesso all'interno dei blog o dei siti fatti in WordPress sono molto frequenti. Il terzo plugin essenziale che devi avere all'interno del sistema WordPress, all'interno di un sito web WordPress, indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, è sicuramente Yoast SEO. Yoast SEO è il plugin più utilizzato, è il plugin utilizzato da più di 5 milioni di installazioni in WordPress, che permette di ottimizzare il tuo sito web o il tuo e-commerce realizzato in WordPress in maniera molto semplice e con tutte le funzionalità necessarie. Quindi è il plugin per eccellenza per una buona ottimizzazione SEO all'interno di WordPress. Il terzo plugin invece è molto interessante perché è un plugin realizzato dall'azienda Automatic, che è l'azienda che sta dietro proprio la piattaforma WordPress. E è Jetpack. Jetpack è un insieme di tantissimi tool sia per migliorare il traffico, quindi l'analisi delle statistiche del proprio sito web, ma anche per la condivisione automatica su tanti profili social dei propri post, dei propri prodotti all'interno di WordPress, ma anche per migliorare la sicurezza del proprio sito e per gestire i contenuti e realizzare magari dei contenuti cattivanti, effettuare delle personalizzazioni all'interno di WordPress e avere anche una gestione della comunità molto più avanzata, migliorata rispetto a quella base presente all'interno di WordPress. Quindi è proprio un plugin che contiene tantissime funzionalità al suo interno e viene veramente utilizzato da tantissime installazioni di WordPress. Il quinto plugin invece che vediamo in questo caso è Contact Form 7, che è un plugin che permette di realizzare dei form Ajax, quindi dei moduli di contatto che utilizzano la tecnologia Ajax per aggiornare in maniera automatica all'interno della stessa pagina il modulo, quindi senza dover ricaricare una pagina aggiuntiva. Contiene anche tante altre funzionalità e veramente permette di realizzare dei form in maniera molto semplice e intuitiva. Il sesto plugin invece è consigliato, essenziale, anzi fondamentale per qualsiasi installazione di WordPress è sicuramente Updraft Plus, WordPress Backup Plugin. E questo plugin ti permette di effettuare un backup e anche ripristinare un eventuale backup precedente di tutto il tuo sito web realizzato in WordPress. Questi backup possono essere salvati anche su dei drive esterni, quindi possono essere salvati su dei cloud esterni come Dropbox o Google Drive, e ti consente di effettuare questo backup in maniera automatica, senza che tu ti debba ricordare di dover effettuare ogni volta questo il backup del tuo sito web, del tuo database e dei tuoi contenuti. E in caso di necessità, questi backup sono disponibili, quindi potrai, se tramite un semplice clic, poter ripristinare il backup all'interno del tuo sito in WordPress.
Il settimo plugin che vediamo è MailChimp for WordPress. MailChimp è sicuramente, come abbiamo visto in altri video, un sistema di email marketing molto utilizzato, molto popolare, famoso a livello mondiale e infatti ha anche un suo plugin per WordPress, proprio perché WordPress è uno dei CMS più utilizzati al mondo. E questo plugin è molto popolare, invece infatti viene utilizzato da più di 1 milione di utenti e installazioni in WordPress e permette di collegare il proprio sito web al proprio account MailChimp e poter integrare i form di MailChimp all'interno del proprio sito web in maniera molto semplice, anche potendo gestire le liste, quindi potendo poi far iscrivere gli utenti all'interno delle proprie liste di MailChimp. L'ottavo plugin che vediamo invece è V3 Total Cache. E questo plugin ti permette di gestire la cache di WordPress del tuo sito in modo da rendere più veloce il tempo di caricamento del tuo sito e del tuo e-commerce realizzato in WordPress. E questo permette veramente di migliorare notevolmente il tempo di caricamento di un qualsiasi sito web, indipendentemente dalle ottimizzazioni realizzate, proprio perché ottimizza la gestione della cache e quindi permette di immagazzinare determinate pagine, quelle più richieste all'interno della cache. E si stima che questo plugin ti permette di raggiungere fino a 10 volte di più, 10 volte le tue performance, migliorare 10 volte le tue performance e il tempo di caricamento, ridurre quindi 10 volte il tempo di caricamento della tua pagina e del tuo sito. Ed è molto interessante ed è essenziale per un qualsiasi sito web realizzato in WordPress. Un altro plugin essenziale, il nono che vediamo in questo video, è sicuramente WordFence Security, e questo è un plugin fondamentale che qualsiasi installazione di WordPress dovrebbe avere al suo interno, perché permette di gestire in maniera ottimale tutte le problematiche relative al sistema WordPress, che sono soprattutto relative ad eventuali attacchi o problematiche di sicurezza. Quindi questo permette di avere una protezione a 360 gradi del proprio sito in WordPress e riuscire a avere anche una dashboard dove controllare eventuali attacchi, controllare eventuali problemi e quindi poter intervenire in maniera immediata. Il decimo plugin essenziale e indispensabile che dovrebbero avere tutti i siti in WordPress e in generale tutti i siti, sicuramente Cookie Notice di Factory. Ci sono altri plugin che ti permettono di inserire il Cookie Notice, che è l'informativa cookie, quindi l'informativa relativa alla privacy in conformità della legge europea. E questa è un'informativa obbligatoria che tutti i siti dovrebbero avere al suo interno, e ti permette questo plugin anche di personalizzare il messaggio, reindirizzare gli utenti a una specifica pagina per avere informazioni, insomma di gestire questa notifica, questa informativa all'interno del tuo sito in WordPress. Questi sono alcuni dei plugin indispensabili, essenziali per poter realizzare e gestire un sito web in WordPress, un sito web sia generico sia un sito web e-commerce. Sono dei plugin indispensabili che riescono a colmare anche eventuali lacune o mancanze del CMS WordPress, ma soprattutto ne migliorano le caratteristiche e le performance e ti permettono di avere maggiore sicurezza, di poterlo utilizzare per effettuare le vendite online come WooCommerce e di poter avere tutte quelle caratteristiche come MailChimp piuttosto che altri sistemi che abbiamo visto in questo video, che ti permettono di appunto avere maggiori funzionalità all'interno del tuo sito web. Ti consiglio quindi, se hai un sito web in WordPress o comunque stai realizzando un e-commerce con questo CMS, di avere almeno la maggior parte di questi plugin in modo tale da migliorare le funzionalità e le performance del tuo sito.